Casa Kiss Kiss, in diretta da Sanremo. Passa Joliet, per te, tu per me, e arrivano i Ciacalla. Facciamo sempre riconoscere. Sempre. Buon pomeriggio a tutti. Ciao ragazzi, ciao. Come state? No, bene. Noi bene. Voi come state? Voi come noi state? Benissimo. Io ho bagnato fradicio completamente fuori, perché fuori piove. Esatto, abbiamo avuto la brillantissima idea di raggiungervi qui in studio a piedi. Perché Frullone è bagnato invece? No, no, tutto giù, perché Giù. Ho usato sotto una cosa, non so se la conosci, si chiamano ombrelli. Sì, e quindi su non sono bagnato. Io ho usato la sua stessa cosa, ma era diviso, perché usavamo lo stesso ombrello io e Fabio, e quindi sai, quando usi lo stesso ombrello, insomma. Tu eri con Aurora, dicevo io, mancava qualcuno. Siete appropriati del microfono e vi siete spacciati come gli unici di già. No, assolutamente, che siamo più veloci a correre, semplicemente questo. Sì. C'è pure Ciro che mi ricordi del mio fuoriforno. Quindi praticamente Ciro sta dicendo che lui è agile, voi un po' meno. Sì, grazie Ciro. No, ma è anche vero, però avrei aspettato noi per dirlo. È vero, mi permetto di correggere. Ciro sta dicendo che lui è agile e bello, e noi no. Non l'ho mai detto, ragazzi. Non sono mai uscita dalla mia bocca queste parole. E tra l'altro ha anche detto, caro Fabio, che tu sei quell'amico. Adesso lo dico a tutti i nostri ascoltatori, che quando camminano a due sotto l'ombrello, uno si bagna e l'altro no. Tu sei l'amico che fa bagnare l'altro amico. No, ma non io è sono vero. Amico che si bagna, come potete vedere, perché io mi do sempre a Ciro. Io mi sacrifico per Ciro. È vero, scusate, è vero. Potete inquadrare qui. Non so se si può vedere. Quelli sono problemi tuoi. Io sono l'amico che va a prendere le clementine a Ciro quando ha fame. Mi manda gli audio, mi prendi una clementina, questo, per favore. Questo è segno di amicizia. Lo non faccio anche io. Lo faccio anche io. Siamo nulla. Un po' elettrizzati. In effetti. Siamo un po' ragazzi, allora cosa fate qui a Sanremo? Raccontiamolo anche agli amici della Kiss Kiss che magari non lo sanno. Cantiamo. Noi siamo in gara stasera con i due. Dove siete? Mi fa morire. A me, Aurora Leone, mi fa qualunque cosa dice, mi fa morire. Io sono quello che porta i fiori. Facciamo il nostro format ormai storico, che è quello del divano, che altro non è che un riassunto della serata precedente, praticamente tutto Sanremo in 5 minuti. Sottolineerei storico già dall'epoca precolombiana. Storico da parte nostra, cioè nel senso lo facciamo da qualche anno, quindi tutto Sanremo in 5 minuti, Sanremo che dura 5 ore. Esatto. Sì, sì. Abbiamo condensato tutto Sanremo in 5 minuti. Ma non è vero, infatti Ciro, durano anche 10-12, però è comunque tanto considerando che Sanremo dura 5 ore. E il giorno dopo, la mattina, grazie ai nostri montatori che montano tutta la notte, pubblichiamo la sintesi su YouTube, salvando così tante persone che si sono potute addormentare la sera prima. Esatto. Tipo mia zia, che a un certo punto, dopo le 10:30, mia zia crolla. Fabio, tu a che ora arrivi? Scusami, diciamo, io non arrivo. Cioè, nel senso, no, io mi trascino lentamente fino alle 2:30, alle 3 di notte. ma io anche in questo momento parlo con te, ma sto dormendo. Ah, ok. Quindi abbiamo una solo riserva del cervello. Perfetto, perfetto. Chi vince il Festival di Sanremo? Sì, qual è la canzone? Ciro Priello. Magari. Angelina Mango. Vincio chi, chi vorreste vincesse? Chi vince? Per me vince Joliet. Sì, anche per me Joliet. Secondo voi Joliet vince perché comunque è arrivato, no, primo, ricordiamo la seconda serata, è arrivato primo, vince perché ha un pubblico che lo segue veramente, perché noi ci siamo resi conto che con Joliet, anche sulla pagina ufficiale Instagram di Sanremo, il video tipo nel giro ha fatto tantissimo, rispetto agli altri. Secondo voi riuscirà a vincere anche perché ha un pubblico, probabilmente l'unico artista che ha un pubblico. Bisogna capire la sala stampa, perché il pubblico per lui è una certezza, rappresenta, però capito, Angelina piace anche alla sala stampa. Secondo me vince il 3. È arrivato quarto. Chi è che ha riso? È difficile dire che il re è arrivato quarto. Il 3 si il 3 alle 3 la prima sera. Il 3 alle re e mezza. Cioè, è molto difficile parlare del 3. State lavorando a qualche progetto? C'è qualche spoiler, qualcosa che nessuno sa? Non so se possiamo fare spoiler. Ti posso dire che stiamo lavorando a dei progetti lunghi. Questo lo posso dire. Un attimo solo. Progetti lunghi. Prima di salutarci, film. Serie TV. No, serie TV non è lunga. Sto dicendo cose. Mi fanno segno che non ci possiamo sbilanciare. Ciro ha detto Ciro. progetti lunghi. Dove reciterete? Sì. Va bene, ok. Allora, Sanremo. Ragazzi, un grande schermo. Pure, ragazzi, grazie per questo piccolo spoiler, per grazie questa chiacchiera veloce. Caccola. No, chiacchiera, ho detto. Ho detto veloce. Dobbiamo chiudere, che siamo lunghi. Dobbiamo chiudere. Lo spot. Va benissimo. Qui in diretta con noi oggi The Jackal. Ciao ragazzi, Kiss Kiss a voi. Casa Kiss Kiss, in diretta da Sanremo.